Buongiorno a tutti e a tutte e ben arrivati a questo nuovo appuntamento di Liberamente in Camper. Ogni tanto qualcuno mi scrive chiedendomi: ma perché non fai la sosta libera spesso, ma vai in strutture organizzate? Strutture organizzate vuol dire che magari mi fermo in un agriturismo, in un campeggio, in un'area attrezzata, in un'azienda agricola. Allora, sono a Roma. Quello che vedete qua dietro è Tor Fiscale, via Tor Fiscale, e questo è il parco. Sentite che stanno tagliando l'erba. Cosa succede? Succede che io sabato pomeriggio arrivo e siccome non c'è posto in nessun'area camper qua a Roma e soprattutto dovevo essere in questa zona poi per lavorare il lunedì mattina, individuo questa zona adiacente al parco tranquilla. D'altronde oggi vedete, sentite, stanno tagliando l'erba, è tranquilla, pulita per terra, quindi individuo un po' le regole della sosta libera con un po' di correttezza. Tra l'altro qui c'è anche un bellissimo parchetto con l'indicazione che i rifiuti vanno portati via, l'erba è sommariamente tagliata perché la stanno tagliando adesso, però lì c'è tutto il boschetto con le panchine, insomma è molto carino. Quindi trascorro qua il sabato pomeriggio, tra l'altro c'erano anche insomma delle famiglie che venivano, sono passato qualche ora qua nel parco. Sabato sera, mezzanotte, questa via si trasforma in una bolgia infernale, una cosa impressionante ragazzi. Da questo capannone entra e esce il finimondo. Io con il camper ero parcheggiato esattamente qui. A un certo punto per mia incomunità fisica e per quella del camper me ne sono andato, passando in mezzo al Far West. Una cosa senza ritegno, indecente. E in più, da questa parte che vedete qua fuori, ci sono lì delle... vedete che ci sono degli sportelli di metallo, che uno è di velto, penso che si veda, perché da lì addirittura avevano la manichetta dell'acqua attaccata, perché probabilmente dentro questa discoteca, dentro questo capannone c'era una sorta di discoteca. Ora io non contento sono andato a vedermi, a cercare un po' in rete se c'era qualcosa su Tor Fiscale, discoteca, e così ho trovato un articolo di Roma Today che vi allego. Ed ecco qui, dal sito Roma Today potete tranquillamente entrare su Google e ho trovato questa che era la chiusura del locale. Ecco, spiegato il motivo, spiegato e svelato l'arcano. Evidentemente non è servita la chiusura perché comunque, io vi torno a ripetere, era un delirio allo stato brado. Qualcosa di veramente vergognoso e soprattutto rischioso. Io mi domando come fanno anche le persone che vivono qua attorno. Provate a pensare, vostro figlio, vostra sorella, tornano alle 3 della domenica mattina dopo che sono andati a ballare, qui c'erano bottiglie rotte, a un certo punto uno è uscito con una macchina a tutta velocità. Ma, cioè, non è giusto, non è corretto per il bene comune avere una situazione di questo tipo. Ripeto, ed è così carino durante il giorno, come sentite adesso c'è solo l'erba che viene tagliata, penso che sia l'erba che tagliano, però non è corretto ed è veramente vergognoso, oltre che pericoloso. Per cui quando mi chiedete perché non faccio sosta libera così spesso, perché mi trovo in queste situazioni, poche volte, ma qualche volta può succedere, nonostante uno prenda tutte le precauzioni. Mentre stavo registrando il video, una signora della casa lì vicino esce e mi chiede cosa stessi facendo. Così vengo a scoprire che in realtà gli abitanti che sono lì in zona hanno già provveduto a fare anche un esposto che vi allego.